prima una piccola cosa, una domanda. Cioè, se il problema non fosse la diversità, ma la normalità. Per oggi ci sembra del tutto naturale, no? Parlare di normalità. Pensiamo, diciamo, che un dato comportamento è normale, che un orientamento sessuale è un orientamento normale. Noi abbiamo assegnato all'aggettivo normale il significato di naturale, no? Gli abbiamo attribuito un altro un valore positivo, cioè normale è giusto, normale è corretto. Tutti i concetti che hanno plasmato il nostro modo di pensare alla diversità e di rapportarci ad essa, anche attraverso il linguaggio. E allora io vorrei oggi intanto riformulare un po' il concetto di diversità, perché noi lo pensiamo troppo spesso in termini comparativi, cioè diverso da. Però se partiamo come base da un altro concetto, cioè quello di biodiversità, ossia la varietà di organismi viventi presenti in un determinato ambiente, allora possiamo pensare a tutta la diversità umana come alla naturale variabilità di tratti e di caratteristiche della nostra specie. Quindi non è la diversità a essere una sottocategoria della normalità, è l'esatto contrario. Soprattutto perché quello di norma è un concetto statistico, è un mezzo che noi abbiamo inventato per provare a descrivere la realtà. Per provare un attimo a comprendere meglio quello che vorrei dire, vi propongo un piccolissimo esperimento. Provate a immaginare che cosa sarebbe il mondo qualche secondo senza corrente elettrica. Non esiste corrente elettrica. Non avete possibilità. Non è facilissimo, insomma, la peggio, possiamo provare a immaginare il mondo di 200 anni fa, non c'erano telefoni, non c'erano le frigoriferi. Adesso però provate a immaginare la vostra vita senza la normalità. Non esiste l'aggettivo normale. Il concetto stesso di normalità è completamente assente dalla vostra vita. Questa è una cosa un po' più complicata. Secondo me è quasi impossibile, eppure esattamente come per la corrente elettrica, fino a un po' di tempo fa, per esattezza fino a meno di 2 secoli fa, la parola norma indica esclusivamente la squadra del carpentiere. Non esisteva la normalità come categoria. Questo è un concetto che è stato inventato in un periodo storico particolare, alla fine del 1700, inizio del 1800, quando ci sono stati una serie di mutamenti socioculturali enormi, no? Successivi alla rivoluzione industriale. Le persone si sono spostate dalle campagne alle città, gli stati si burocratizzano, no? Le competenze diventano centrali, la salute, l'istruzione. Serviva un metodo per poter organizzare e studiare, no? E anche controllare la popolazione. Pensate che il primo a utilizzare lo studio della statistica, no? Per studiare la popolazione e la società fu un astronomo, Adolf Kepler, verso l'inizio del 1800, perché prima di lui in realtà non ci aveva pensato nessuno. La statistica si utilizzava essenzialmente in astronomia per calcolare la distanza tra corpi celesti. Il concetto di normalità, cioè l'idea che dei tratti fossero desiderabili, soprattutto quei tratti che statisticamente erano più comuni, fu sviluppato da altre persone, tra cui il cugino di Darwin, Francis Galton, che poi ha creato anche l'eugenetica, sappiamo, la ideologia che prevede il miglioramento della specie umana attraverso interventi, insomma, piuttosto discutibili. Ora, perché questa panoramica sull'idea, sul concetto di normalità? Perché in realtà questo ci permette di comprendere il motivo per cui noi oggi, anche qui, non ci troviamo a dover ripetere costantemente un'ovvietà. E cioè che è diverso non vuol dire inferiore, che siamo tutti quanti diversi. Proprio perché in poco meno di 2 secoli noi abbiamo creato una narrazione della normalità così potente e pervasiva che ci ha portato a credere erroneamente che normale significhi migliore. Quando parliamo di diversità anche in azienda, cerchiamo di includerla, siamo spesso guidati da questo bias, cioè il linguaggio della diversità è ancora intriso di stereotipi che però non descrivono correttamente le categorie che la compongono. E così descriviamo chi non condivide le caratteristiche della maggioranza come bisognoso o bisognosa di aiuto, di compassione. Usiamo un linguaggio che a volte esaspera il dolore e le difficoltà, come se la vita di chi è differente da noi fosse una eterna valle di lacrime. Oppure, all'opposto, spesso con le migliori intenzioni, ovviamente, creiamo una rappresentazione che ha un nome, viene definita inspiration pool, in cui oggettiviamo alcune caratteristiche di una persona o di un gruppo, come possono essere caratteristiche fisiche, sensoriali, cognitive o altre, per renderle fonte di ispirazione per chi si considera magari un po' più fortunato, più fortunato di, perché non è disabile, non è un neurodivergente, non è omosessuale, per esempio.
non so se avete mai visto su internet, c'è un meme che gira parecchio, no? Un bambino che corre su un gambe prostetico e poi c'è la scritta: l'unica disabilità nella vita è un atteggiamento sbagliato. Ecco, questa descrizione della disabilità rappresenta le persone differenti da noi come sfortunate, come se a loro mancasse qualcosa. E allora le accettiamo sì, ma a patto che facciano qualcosa di straordinario. Cioè, in pratica noi diciamo tu disabile, diversa. Puoi essere considerata da me solo se però cerchi di superare la tua diversità, cioè così come sei non vai bene fondamentalmente. Inoltre questa narrazione non considera che molte di quelle difficoltà a cui le persone che consideriamo differenti vanno incontro nascono proprio da quella interazione con una società che è strutturata per una maggioranza normale, cioè solleva la società dalla responsabilità di disabilitare chi ha caratteristiche differenti dalla media. E scarica tutta la responsabilità poi sulla persona diversa, tra virgolette. Ecco perché la narrazione della diversità non funziona. Nelle persone considerate diverse per orientamento sessuale, per caratteristiche fisiche, sensoriali, neurologiche, per provenienza geografica, per etnia, per genere, non si sentono rappresentate, perché a questa narrazione difficilmente sono chiamate a contribuire attivamente. Poiché pensiamo che il normale sia giusto e diverso sia sbagliato, non consideriamo le persone che differiscono da noi in grado di dirci quali siano le loro necessità, le loro aspirazioni, i loro desideri, cioè noi non le reputiamo attendibili. E quindi la rappresentazione che creiamo della diversità è sempre assolutamente filtrata attraverso lo sguardo della normalità. Però che cosa succede quando una categoria non si rispecchia nella descrizione che la società fa di essa? Che rimane esclusa, a prescindere dalle migliori intenzioni e dagli sforzi che possiamo fare. E che cosa accade a quelle persone addirittura che la società proprio non rappresenta, anche da un punto di vista linguistico? Pensiamo per esempio alle persone non binarie, adesso c'è tutta questa confusione intorno. Accade che non esistono. Come facciamo noi a descrivere qualcosa per cui non abbiamo parole, non abbiamo pronomi, qualcosa che non possiamo nominare? Il linguaggio quindi non solo vincola concetti, ma crea narrazioni che con il tempo diventano però realtà. Come quella di una diversità sofferente, no? Come dicevo prima, ispira tenerezza, no? Nel tentativo un po' patetico di assomigliare alla normalità. Il linguaggio però è anche un mezzo potentissimo per favorire quella che io definisco una reale convivenza di tutte le differenze, un concetto che trovo forse un po' più paritario e reciproco rispetto a quello di inclusione, che a volte rischia di essere paternalistico o a senso unico. Immaginate che qualcuno, per esempio, ordini per voi un completo, un vestito, ne sceglie la taglia, ne sceglie il modello, il colore, a proprio piacimento, anzi, magari va proprio esplicitamente contro le vostre indicazioni. Voi pensate che quel vestito vi starebbe bene, vi sentireste a vostro agio? Ecco, accade lo stesso anche per gli interventi di inclusione, non tutti, ma insomma, quelli che vengono spesso calati dall'alto, accade così per le politiche sulla diversità, no? Tutte queste cose perdono efficacia quando si basano su una rappresentazione di alcune persone che non proviene da esse, ma è, come diciamo prima, il modo in cui la maggioranza, cioè la società, le vede, le immagina, le giudica e le piazza in categorie dai confini piuttosto stretti, tra l'altro. Io, per esempio, no, come persona autistica, mi trovo costantemente, quotidianamente, a fare i conti con una serie di stereotipi che vedo le persone con la mia diagnosi o incapaci di esprimersi, o non autonome, o rinchiusi in una fantomatica bolla, la famosa bolla dell'autismo, oppure dall'altra parte sono dei geni fighissimi che praticano un motorace in aeroporto con un taglierino, una bottiglia di whisky, guarda, diciamo. Quindi, sempre gli superautistici lo richiamo. Se non lasciamo che ciascuna categoria diventi parte attiva della propria rappresentazione della società, in realtà noi che facciamo? Perdiamo opportunità. Perché finché alimenteremo una narrazione della diversità fatta di stereotipi, difficilmente riusciremo a vederle le reali caratteristiche e a poterle valorizzare per ciò che sono e non per ciò che vorremmo che fossero. E pensate a quanto sia importante sentirsi libere, no? Sentirsi liberi di essere se stessi senza il timore di dire o di fare qualcosa che va frainteso, giudicato. Immaginate quanto possa essere realmente plurale una società in cui ciascuna persona sia rappresentata per come sente di essere.
le parole non sono solo parole, no? Le parole hanno un effetto concreto sulla vita delle persone, ne permettono la partecipazione alla società, alla vita lavorativa, ne permettono l'esistenza e anche la visibilità. Con le parole creiamo descrizioni del mondo che influenzano il nostro modo di pensare e il nostro modo di rapportarci ad esso. Con le parole scriviamo leggi, però quando le parole non c'entrano il bersaglio, nemmeno la nostra visione del mondo c'entra il bersaglio, neanche le leggi che scriviamo. Per questo è importante riflettere sulle parole che utilizziamo quando scriviamo chi non ci assomiglia. Informiamoci, chiediamo, ascoltiamo, no? Abbiamo sentito prima l'ascolto, è fondamentale. Ascoltiamo i diretti interessati e le dirette interessate. Perché sicuramente potremmo apprendere moltissimo su ciascuna persona, ma anche su di noi. No, io concludo, mi è stato chiesto di lanciare questo allenamento possibile e vi chiedo di prendere nota, perché è un allenamento che vorrei che voi poteste fare quotidianamente a casa, una cosa molto, molto utile. Ma pensate a una descrizione che vi è stata affibbiata e nella quale non vi riconoscete assolutamente. Una descrizione magari fatta a scuola dai compagni di scuola, non so, dai colleghi, oppure una descrizione che i mezzi di comunicazione fanno di una vostra caratteristica. Però, secondo voi questa cosa non va bene. Focalizzate l'attenzione, non so se parlo troppo veloce, vi lascio il tempo di prendere appunti. Focalizzate l'attenzione sulle sensazioni, sui sentimenti che questa descrizione provoca ogni volta che ve la vedete cucita addosso, no? Rabbia, forse tristezza, adesso vi do qualche suggerimento, non lo so, insomma, il desiderio magari di dire, ma voi che ne sapete di chi sono io, di come sono io, no? Che cosa vuol dire essere me, che ne sai? Beh, dopo aver fatto questa cosa, poi pensate invece a come vorreste essere rappresentate, a come vorreste essere rappresentate, alle parole invece che riescono a descrivervi per quello che avete dentro, per come sentite di essere o per chi sentite di essere. E concentratevi su quelle sensazioni che queste parole e che questa descrizione vi procurano quando, soprattutto se, vi sono rivolte. Vi mangiano, insomma, una sensazione di benessere, ve lo auguro, insomma. No? Di potere sulla vostra vita e immaginate il potere di queste parole e il potenziale che possono lasciare fluire in ogni persona e ricordatevi che veramente non sono solo parole. Grazie.